Buonasera, buonasera a voi tutti. Oggi 6 aprile 2019, Gianni Colacione vi parla in compagnia di Blanca Bricegno, che ormai conoscete, la nostra amica Indio, come la chiamo sempre io, animatrice del gruppo e fondatrice del gruppo Aeres Venne, gruppo di resistenza e proposta non violenta venezuelana, ovviamente contro il regime chavista di Maduro. Abbiamo fatto tantissime trasmissioni già con Chavez in vita, che notoriamente è ormai, per chi ci segue, è chiamato l'insepolto, e poi appunto abbiamo adesso da un po' di tempo, diciamo, Maduro, e ne cerchiamo appunto di rivelare, ma ormai è abbastanza noto, quello che è questo regime, la situazione drammatica che sta vivendo il Venezuela. È un'escalation che poi, a seconda dei momenti, compare e scompare nella cronaca, diciamo, mediatica, ma proprio nel momento in cui è meno a galla, è meno visibile, accadono delle cose veramente terribili in questo paese, che è costellato da praticamente una serie ormai di disordini, di manifestazioni e anche di blackout. Un intero paese, intere città in blackout per ore e ore, è una cosa veramente pesante. Non stiamo parlando di zone rurali, stiamo parlando di grandi città. E Blanca, la ringraziamo di essere qui con noi. La presentazione credo di averla fatta in modo esauriente, poi eventualmente integrerai tu qualcosa. Ci sono delle novità rispetto all'ultima trasmissione che abbiamo fatto oggi, il 6 praticamente di aprile. In piazza scenderanno i sostenitori appunto di Guaidó, dell'opposizione a Maduro, ma anche quello che abbiamo detto un pochino prima, è un po' un rito, anche i sostenitori del regime a Caracas. Speriamo che non ci siano escalation violente. Ci sono state delle dichiarazioni recenti, e partiamo con quello, con Blanca, da parte di Mike Pence, il vicepresidente americano. Ecco Blanca, io attendo la parola partendo da questo argomento. Che cosa ha detto Mike Pence? Va bene, grazie. Io ti prego di scusarmi che faccio un minimo di ringraziamenti. Ecco, quindi Aeres Venne, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Noi siamo un gruppo, siamo nati come un gruppo cristiano di preghiera per il Venezuela e trasformatici in una configurazione sociopolitica propositiva non violenta di resistenza. Il nostro lema è: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, parole che ha pronunciato Gesù, e in base a questo è da tutti questi anni che noi ci insertiamo nella vita politica del paese e ovviamente anche del mondo, perché il Venezuela è un centro geopolitico di straordinaria importanza, nonché le sue ricchezze minerarie fanno gola in questo XXI secolo. Io voglio ringraziare ovviamente Liberi.tv per il coraggio che ha di intervistarci e dare questo spazio di parola che differisce da molte altre posizioni, quelle che si trovano nei giornali oppure nei programmi di approfondimento sull'argomento. Indubbiamente Aeres Venne è un'alterità e quindi questo a volte non è appetibile per i media. Poi ringrazio Società Libera e Vincenzo Lita nella sua permanente lotta per la libertà, Radio Radicale, nel cui archivio ci sono gli interventi di Aeres Venne, il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito, di cui sono militante, le associazioni Alieta, Tortora, sono associazioni radicali tutte, Marco Pannella Torino e Fratelli d'Italia, per il loro interesse alla situazione degli italo-venezuelani. Un ringraziamento specialissimo a Laura Hart del Partito Radicale, che nel suo spazio mi ha fatto diritto alla conoscenza, ha fatto un'intervista molto interessante che appare
la potete trovare lì l'8 gennaio, scusatemi adesso non la ricordo, è l'8 gennaio di quest'anno. Bene, diciamo, Mike Pence ieri ha avuto un intervento interessante dove il tema del Venezuela, veramente il presidente Trump è stato da sempre, da quando si è insediato, occupato del tema di ciò che succede nel Venezuela. E lui ha fatto un intervento, a me è pervenuto breve, la parte che mi è pervenuta, dove spiega con moltissima chiarezza, che conferma quello già detto diverse volte fa, in primis da Trump qualche mese fa, che sul il caso Venezuela tutte le opzioni erano sul tavolo. A interpretare questo si capisce tutte le opzioni. Quindi è il problema veramente dell'olocausto, dell'Holodomor e dell'esterminio che il popolo venezuelano subisce da parecchi anni, con il regime castrocomunista instaurato attraverso la figura di Chavez dal capo Castro, Fidel Castro, insomma. E Mike Pence ha detto che lui aveva già realizzato 5 viaggi nell'America Latina e ha confermato il fatto che gli Stati Uniti hanno erogato 200 milioni di dollari ai paesi che stanno ricevendo in America Latina la diaspora venezuelana, la fuga, perché veramente adesso sicuramente si sta arrivando a una cifra di 5 milioni di persone che vanno via, e con la situazione attuale si calcola che in poco tempo possano andare via altri 2 milioni. Poi ha confermato che dell'aiuto umanitario 500 metri cubi di materiale per l'aiuto umanitario. Il Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Tesoro continuano con le sanzioni e continuano anche personali. Allora pare che ci siano attorno a una cinquantina di generali che hanno avuto le sanzioni, che vuol dire che vengono congelati i loro conti o non possono viaggiare negli Stati Uniti, o viene revocata il visto, e anche ai familiari, perché questa situazione si estende anche ai familiari. Stiamo parlando di conti all'estero. Sì, sì, vabbè, però l'odiato impero da questi signori è il luogo prediletto dove loro vogliono vivere, dove hanno conti, rapporti, eccetera, eccetera. Perché non si può dimenticare un aspetto importantissimo, ed è, per esempio, in questo momento con il presidente Guaidó, che è il presidente secondo la Costituzione, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, dunque lui ha nominato degli ambasciatori, quelli che stanno a Washington. Gli Stati Uniti ha deciso che ciò che è Citgo è una compagnia di petrolio che nell'epoca in cui Petróleos de Venezuela era la quinta impresa più grande e importante nel mondo, aveva creato una rete non solo di raffinerie ma anche di distribuzione dei prodotti del petrolio negli Stati Uniti. E il presidente Trump ha dato l'ordine di i soldi, ciò che è Citgo non va più, non è più nelle mani di Maduro, ma nelle mani dell'ambasciatore nominato da Guaidó, il signor Carlos Vecchio, che è nell'esilio, ed altri, e oramai Citgo è in mani a questi altissimi esponenti della ex mesa dell'unità, comunque della pseudo opposizione collaborazionista politicante dell'elettoristica. Abbiamo detto parecchio. Sì, sì. Quindi in questo momento loro hanno questa quantità di soldi, ma ci sono già arrivate notizie degli ambasciatori certuni che stanno facendo affari
e loro in qualche modo hanno Shannon, cioè il regime, i comunisti venezuelani hanno l'ex membro del governo precedente, e poi che è durato con Trump, ha avuto difficoltà a farlo fuori, anche di questo abbiamo parlato un po', e che è amico del regime. E questi, in queste negoziazioni, per esempio, si considera che si vogliono pagare certi buoni del debito venezuelano, ma che sono stati comperati, cioè 2 miliardi di dollari di debito sono stati comprati per 70 milioni e 800, un debito altissimo è stato comperato per qualche cosa come 870 milioni di dollari, e quindi adesso, diciamo, la negoziazione va pure a pagare queste cose nella tragedia che lo Stato sta vivendo. E quindi, diciamo, queste sono misure di questo governo. Poi ha affermato la dittatura, letteralmente, la dittatura di Maduro deve finire e finire presto. Liberare il Venezuela dalla tirannide cubana. E poi dice che gli Stati Uniti e altri paesi sono pronti per arrivare a ricostruire la nazione. Poi ha finito: siamo con voi. E, ha detto che il presidente Trump vorrebbe un nuovo giorno per l'America Latina, libertà, prosperità e democrazia. Confermato che la libertà è lo stato di diritto e la libertà è un diritto per tutta l'umanità, la libertà nell'emisfero e nel nostro paese, si riferiva agli Stati Uniti, e ha anche detto questa frase: non c'è ritorno su queste posizioni. Siamo con voi, resteremo con voi finché si recuperi la libertà. E poi lui pure è un uomo cristiano e ha confermato questo nostro assoluto nord verticale, lì dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è la libertà, uniti in fede. E poi ha detto: Dio vi benedica, e Dio benedica la nazione venezuelana e la nazione nordamericana. Quindi queste sono novità della giornata di ieri, in una presentazione di Mike Pence. Sono parole dure, le frasi sono brevi, tutte le opzioni sono sul tavolo. Questo va, diciamo, fa il paio con le sanzioni che Trump, diciamo, ha imposto per quanto riguarda, per esempio, le petroliere, le compagnie petrolifere, quella compagnia petrolifera venezuelana che è la PDVSA, se non sbaglio, Sì, PDVSA le diciamo noi. e soprattutto per quanto riguarda le navi, insomma, le petroliere che portano il petrolio a Cuba. Sì, sicuramente c'è un grosso, sì, questo è già un fatto. Bene, Cuba si mantiene, c'è un personaggio della resistenza che dice: il petrolio del Venezuela che parte verso Cuba sostiene 500.000, cifra che pronuncia un'altra persona, ripeto, 500.000 parasite del Partito Comunista Cubano. Quindi è una cosa che sicuramente, tagliando il somministro di petrolio quasi gratis che arriva a Cuba, sicuramente qualche problema si crea in Cuba, benché, come l'abbiamo affermato in diverse occasioni, un giorno si saprà che il signor Fidel Castro era un grande trafficante di droga, armi, esseri umani, aveva creato il mercato nero del petrolio, insomma, che esiste ed è molto, molto vasto. Quindi è in interesse degli Stati Uniti e di questa legislatura il poter risolvere il problema Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, e non so l'Ecuador come sta in questo momento con rispetto agli Stati Uniti, perché Lenin Moreno comunque ha fatto un certo giro molto diverso
quello di Correa, la linea di Correa, però è chiaro che con l'indebolimento degli Stati Uniti, così lo consideriamo noi, chiedo scusa, non voglio offendere nessuno, ma il periodo Bush figlio e poi Obama, e in questo momento indubbiamente nel patio, come si dirà, nel giardino a sud degli Stati Uniti si trovano problemi gravissimi, ma anche coinvolti ideologicamente con il comunismo e indubbiamente l'antiimperialismo yankee, è un concetto che probabilmente con la ferocia con cui la egemonia del pensiero comunista universalizzato non ha fatto bene a una grande maggioranza di un'umanità che soffre e vive sotto questi totalitarismi. Quindi E tu hai accennato adesso, diciamo, a queste interessenze, interazioni straniere. Anche la TAS, peraltro, ha rivelato che ci stanno dei campi di addestramento di piloti russi, addestramento di piloti per quanto riguarda, se non erro, elicotteri nello stato degli Yaraqui, non so se lo pronuncio bene, Giaracui, sì, Yaraqui a in terra Venezuela. di Diciamo per addestrare i piloti venezuelani per meglio portare avanti la lotta contro il narcotraffico. Ah, bene, questo va bene, la situazione è talmente grave che forse non ci scappa neanche un sorriso. Però ci sono diverse ipotesi rispetto a questa presenza della Russia nel Venezuela. La prima diciamo che aveva un minimo di senso fu quella che loro erano arrivati per poter tenere sotto controllo tutta la parte missilistica degli armamenti che hanno venduto al Venezuela, perché il grande affarone della Russia, magari meno del petrolio con la crisi economica con cui si trova, è sicuramente la guerra e la vendita di armamenti. Quindi questa è stata una ipotesi che potrebbe avere senso nella misura in cui non vogliono vedere o vedersi nella problematica che qualche militare del regime voglia, insomma, improvvisamente far scattare qualche situazione di altissima pericolosità per la stabilità geopolitica della zona. Quindi questa fu un'ipotesi. Precedentemente i due aerei che erano arrivati, il commento era che tornavano in Russia caricati d'oro, perché il Venezuela è pieno d'oro ovunque e quindi adesso, insomma, è una merce importantissima. Poi le altre ipotesi erano l'importanza di difendere i propri interessi e che il debito che ha il Venezuela verso la Russia è talmente alto, loro vogliono semplicemente stare lì e garantirsi che saranno pagati. Poi la realizzazione di una nuova guerra fredda e poi semplicemente forse la cosa che hanno fatto da quando sono arrivati, che è il saccheggio continuativo delle risorse minerarie venezuelane. Quindi la sua presenza, inoltre, di eserciti mercenari, c'è questo esercito Wehrmacht, non so come si pronuncia bene, poi sono arrivati anche i cinesi pochi giorni fa. Prima si aveva detto che stavano portando via la loro gente, ma adesso pure sono arrivati. E quindi, dopo l'incontro di Trump con Putin, non sappiamo esattamente se si può pensare a che c'è stato un accordo. Il fatto è che il Venezuela è da tanti anni, Gianni, che con tanto dolore, lo diciamo. Nel Venezuela è stato invaso sempre capendo
capitanato da il Partito Comunista Cubano con alla testa allora Fidel, adesso Raúl, che ha il Venezuela come la sua provincia più ricca, diciamolo così. Poi è questo consegna della sovranità nazionale. Cina, Cuba, Iran, adesso sono anche arrivati la Turchia. In più, questo l'abbiamo pure detto, abbiamo il terrorismo islamico nelle sue diverse connotazioni, Hezbollah, le guerriglie colombiane, sia la FARC che E anche le visite del l'ELN. ministro degli esteri ricevuto da Assad, quindi in Siria, il quale ha detto che in qualche modo quello che sta succedendo in Venezuela è quello che è successo lì in Siria, quindi insomma un parallelismo, insomma. Ma le interazioni con il Medio Oriente, anche questa è una cosa di cui abbiamo parlato spesso su Libre TV. Sì, va bene, diciamo che il Venezuela ha mandato abbondante benzina e materiale per la guerra in Siria. Però io devo ricordare, l'abbiamo detto una volta, ma lo ricordo adesso ancora, che in una pagina trovata per caso su una scrivania c'era una pagina di Limes dove c'era un'intervista che faceva la la diplomatico, non mi ricordo se Maria Teresa, Marta Dessù. Ah, Marta Rossi, sì. Ah, ecco, lei faceva un'intervista a una persona, ma lì non c'era, era solo il pezzettino che di una mezza pagina, e dove diceva che era sbagliato ascoltare le resistenze siriane all'inizio della problematica. Forse questo Liberi TV, nel suo preziosissimo archivio, ha veramente tanti e tanti momenti in cui con moltissima umiltà nel nostro piccolo abbiamo non solo denunciato, ma abbiamo fatto proposte e abbiamo parlato di situazioni gravissime, ma ovviamente se non bisognava ascoltare le resistenze, tu capirai che la situazione esplode. In Venezuela, guarda, noi abbiamo conosciuto la guerra, sia quella probabilmente quella a noi meno nota come verità, cosa certamente totalmente sia successo, per quanto non so, ci sono i documenti di Fray Bartolomé de las Casas, però cosa è successo quando gli spagnoli sono arrivati con los indios? C'è una visione, non c'è una controvisione, quindi loro non hanno scritto, né avevano il registratore. Però poi c'è stata la guerra d'indipendenza abbastanza in concomitanza con l'Inghilterra, no? In quel periodo degli imperi, cioè l'impero inglese con l'impero spagnolo, tutta la guerra, diciamo, la Francia inseritasi, e l'indebolimento poi dopo dell'impero spagnolo ibero-americano, ecco, per cui diversi paesi, tra cui il nostro, con a capo Simón Bolívar, allora siamo andati a conquistare ciò che noi chiamiamo la nostra libertà. Benissimo, ma in questa situazione abbiamo perso quasi 2/3 della popolazione. Poi nuovamente non sono state le guerre federali della Federazione. E anche lì si è persa una bella quantità di popolazione, e sono stati nel fondo guerre civili. E ulteriormente, poi, non ultimo nel secolo scorso, la guerriglia, però la guerriglia castrista, perché Castro ha preteso di invadere il Venezuela con dei venezuelani, che si sono prestati a questo perché il comunismo doveva essere al potere
con la lotta armata, però non è attecchito. Quindi adesso questo nuovo periodo con il socialismo del XXI secolo, portato avanti dall'insepolto Chavez e ora dall'illegittimo Maduro, insomma, non si ferma una modalità di olocausto e sterminio, Holodomor del popolo venezuelano. Quindi conoscere questa nuova situazione che può esplodere di guerra con un esercito non ben dotato, perché sono meglio dotati i paramilitares e tutto ciò che sono state le forze ad laterem, che questo l'abbiamo spiegato pure sì, noi molto bene, da tutta questa altra gente. Quindi Hezbollah, una volta abbiamo fatto quel pezzettino sull'isola di Margherita, dove salafiti, alawiti, sunniti e sciiti vivono in santa pace, perché Chavez aveva dato a ognuno, credo, 40 milioni di dollari ciascuno per il mercato della droga che gestiscono da lì. Quindi, sinceramente, avevamo pure detto in un momento, io ricordo anche questo doloroso, in cui ti avevo detto, avevamo detto a Liberi TV, che c'erano 18.000 bande armate, sì, che c'erano 10 milioni di armi, lo sprane, tutto questo. Allora avevamo anche ipotizzato che se non c'era una frattura delle forze armate qualche anno fa, qualche tempo fa, le forze armate venezuelane, cosa che non è successa e ne succederà, e allora si poteva frantumare il paese come in piccoli distretti, province dove questi capi fanno testa. Però adesso, con questa nuova situazione, è capire allora se il paese si viene frantumato, cioè se per esempio questo esercito russo controlla un po' i paramilitares, che in questo momento tu non hai idea, entrano nelle case, rubano, ma non basta entrare, per esempio, saccheggiare in questi giorni nell'Estato Zulia, Maracaibo, un negozio, ma hanno distrutto le pareti, hanno per prendere i cavi dell'elettricità, hanno tolto le piastrelle del pavimento, cioè siamo arrivati a ciò che pure qui abbiamo tante volte detto, pure lì con dolore, di questa mutazione antropologica verso il cannibalismo e la barbarie, insomma. Sì, no, la situazione l'avevamo accennata, sì, insomma, avevamo in qualche modo quasi prevista, insomma, questa escalation sì, terribile, come anche tutta quanta la situazione della diffusione delle armi, che poi in qualche modo la diffusione inizialmente nelle previsioni velleitarie controllata, però poi ovviamente sfugge dal controllo quando iniziano a essere tante le organizzazioni giustamente paramilitari che imperversano e che fanno il bello e il cattivo tempo. Abbiamo parlato anche del fatto che misteriosamente sparivano generi alimentari e poi comparivano nel mercato nero in qualche modo, e la gente poi alla fine sostanzialmente era sempre più affamata in tutto il territorio. Ma un'altra cosa di cui ti volevo chiedere è qualche cosa, insomma, dovremmo dire, e soprattutto importante la tua opinione. Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim, aveva un'immunità che l'Assemblea Costituente, che è un'organizzazione, un organo creato da Maduro, gli ha revocato. Quindi Guaidó potrebbe essere arrestato come qualsiasi altro cittadino, già accusato di essere uscito dal paese, di aver ricevuto dei fondi da stranieri, non si capisce bene da chi. Ecco, questa decisione, tu dai tuoi contatti, come è stata? C'è una preoccupazione, lo rende vulnerabile a qualsiasi tipo di attacco, quindi potrebbe essere che tutta la parte di popolazione che sta per il cambiamento in qualche modo
si trovi forse anche un po' orfana, comincia ad aver paura che, e poi sappiamo che la ristorazione in questi casi è un bagno di sangue. Sì, va bene, quello sembra assolutamente inevitabile. Io voglio confermare, come ho detto la volta scorsa, che Airesven sostiene la speranza del popolo venezuelano che ad un certo punto l'ha posta su Juan Guaidó. E la situazione non è minimamente nuova. Sicuramente questa Assemblea Nazionale Costituente, che se va avanti probabilmente un giorno definirà la Repubblica Boloroviana, come dico io, socialista del Venezuela, e noi la chiamiamo la prostituente. E questa, ricordati però che quando abbiamo spiegato i parallelismi o gli incastri come le matriusche russe, abbiamo detto che è certo che c'è una Costituzione che pure è incostituzionale di Chavez e c'è un plan patria che è sovra queste cose e quindi anche questa Assemblea Nazionale è sovra la Costituzione. Non è pensare che il Venezuela è un paese democratico è veramente un'assurdità. Comunque in questo modo c'è pure un tribunale, perché noi ci siamo visti, due tribunali supremi di giustizia, due assemblee nazionali, due presidenti, due usurpatori, due eccetera. Questo abbiamo spiegato la volta Sì. scorsa. Comunque la prostituente dice, esige il tribunale supremo illegittimo procede, ma ricordiamo benissimo che il nazionalsocialismo tedesco hitleriano non ha fatto nulla in nessun momento di illegale, quindi a loro basta procedere. Questo meccanismo era già stato avviato in abilitare politici, era già stato avviato molti anni fa dallo stesso insepolto Chavez. Quindi non è pratica nuova, non è idea che si possa dire brillante, e sì, un meccanismo che impedisce a lui per 15 anni di presentarsi alle elezioni e ovviamente farlo più vulnerabile. Quanto però Guaidó sia vulnerabile, io spero che non gli succeda niente, perché sarebbe una situazione difficile da affrontare, in quanto i paesi, i 50 o 60 paesi che lo sostengono, si sono pronunciati per la sua incolumità, cosa che è giusta. Ora, il suo direttore di gabinetto, Roberto Marrero, è stato messo in prigione qualche giorno fa. E chi è Roberto Marrero? È semplicemente un personaggio che ha una storia un po' nera come tantissimi di questi pseudo oppositori in questo momento, ed è un personaggio che è in relazione molto stretta con il presidente della prostituente. Quindi probabilmente c'era stato l'accordo, è una ipotesi, per esempio, che Guaidó il 23 gennaio non faceva la giuramentazione, invece, perché c'è un video dove si vede entrare una persona con Roberto Marrero, che un po' c'è un cappuccio sopra, ma considerano che è proprio Guaidó e avevano accordato che non si sarebbe giuramentato, invece lui l'indomani l'ha fatto, e quindi la piccola fattura che è stata estesa è proprio l'imprigionamento di questo signore, che lo chiamavano in un momento X della storia passata del paese nella Repubblica, e ancora in tempi di democrazia, il 20.000, perché chiedeva 20.000 dollari a quelli che
dovevano sostenere questa situazione. Ecco perché si dice non si sa, magari qualche pezzettino di denaro si sa da dove viene. Però, sai, è veramente un fatto che un po' magari non l'abbiamo approfondito troppo la volta scorsa, ma quello che si sente è che i politici partitocratici, ora anziani come me o più di me, qualcuno, questi dell'Assemblea Nazionale non hanno veramente sostenuto Guaidò totalmente, perché non l'hanno immediatamente giuramentato come era la situazione secondo la nostra Costituzione il famoso 10 gennaio 2019. Quindi è difficile veramente capire anche perché questi hanno una capacità di trovare delle scaramouche volta per volta in una escalation. E adesso quanta esperienza hanno russi, iraniani, turchi e tutta questa gente, cubani, e gli eserciti, le guerriglie colombiani in addestramento militare, non sono poche cose, perché cioè, l'aver considerato questa cosa che dicevamo sempre, che il Venezuela fosse veramente un paese democratico, non ha permesso poter vedere in tempo alla comunità internazionale, ai suoi milioni di burocrati, di politicanti che vivono sul nostro dolore, non dico solo venezuelano, ma di tutti i popoli oppressi. Per questo apprezzo il lavoro di Società Libera, a tenerci in processi di schiavitù, e loro con una gigantesca esperienza, perché la fame e la salute sono arme politiche molto potenti, ed è un aspetto come la propaganda. Quindi adesso abbiamo proprio gli esperti di propaganda dentro il paese, e adesso diventa sempre un po' più difficile dirimere verità. Comunque lui è una persona vulnerabile, non c'è dubbio. Ci sono questi 60 paesi che lo sostengono e hanno chiesto la incolumità. Potrebbero non voler accendere una situazione, però se si sentono troppo forti con tutte queste forze militari e paramilitari dentro il paese, potrebbero anche decidersi di fare una mossa così. Tanto però la deve decidere veramente Raul Castro, no? Beh, poi vediamo anche un pochino come va con quello che deciderà Trump, insomma, perché si è lasciato aperto almeno a parole qualsiasi tipo di intervento e non ha escluso quello militare. Quindi, insomma, vedremo un pochino se delle sanzioni, il congelamento dei fondi, dei capitali all'estero, in qualche modo, dei conti all'estero, sarà ritenuto soddisfacente. Fatto sta che comunque sia. Per quanto riguarda la cittadinanza, e andiamo verso la fine perché siamo in ritardissimo, la cittadinanza, insomma, anche questa cosa dei blackout è una cosa terrificante, perché immaginare delle grandi città completamente al buio è una cosa, cioè una cosa è stare al buio in un ambiente rurale dove comunque sia c'è una densità minima di popolazione. E diversamente in una città dove tutto quanto funziona con l'energia elettrica e si cade veramente nelle mani già in una situazione di ordine pubblico deteriorata, veramente senza più controllo, insomma. Bene, ma pensa che questo è vero, tu ti puoi immaginare come è successo con Orson Welles a New York. Ecco, possiamo Sì. ricordare quel momento e sono nati tanti Tanti bambini bambini dopo. nacquero, sì. Quindi questa è stata una conseguenza bellissima. Invece noi 200 bambini sono morti, ma chiunque in un'operazione
tutti gli ospedali, la gente, insomma, Sì, ma per le tanti bambini che borse, nascono con questo perché metodo, tanti ne muoiono di aborto, in qualche certo, modo ma non sono nascono per cose niente, insomma. pianificate perché l'esperto in queste cose, che è un cubano, che lo chiamano proprio il boia, questo secondo non mi viene il nome, ma è una persona che se ne è occupata di andare a sottomettere il popolo cubano. Sono 60 anni, questa povera gente vive così. Certo, il mercato nero si è sviluppato, i nostri bambini, che sono il nostro futuro, vanno a morire, i giovani e gli adulti, che è la produzione, vanno esterminati, gli anziani, che sono la memoria pure. Sempre ricordiamo noi, ogni volta che abbiamo questa possibilità, la vita di Juan Carlos Cavallo Guaripano. È sicuramente, carissimo, che ti devo dire, quando tutta questa situazione, certo che conviene l'esterminio del popolo venezuelano, perché se mai volessi continuare ad essere libero, no? Simón Bolívar aveva detto: il popolo che ama la libertà prima o poi la raggiunge. Questo parafrasandolo, insomma. Quindi, se devo chiudere, dimmi, che così Sì, vado. facciamo una chiusura e poi. Comunque la ripartizione potrebbe anche succedere, no, fra i pran e questi 18.000, ma Cina un pezzo, Cuba un altro, l'Iran un altro, la Turchia, eccetera. Quindi solo Dio sa. Lui ci darà la libertà e la liberazione, non lo sappiamo questo, in fe Aires Ven vive. E siccome Aires Ven è cristiano e Dio non ci ha dato spirito di codardia, in fede e con passo fermo dalla mano dell'Altissimo, entriamo in una seconda fase della nostra partecipazione per la libertà e la liberazione del Venezuela, la nuova Venezuela, luogo di avvivamento spirituale. Viva Venezuela libre, democratica e consciente. Dio vi benedica, Dio ci benedica, grazie a nome di Aires Ven e di ogni venezuelano di bene, che vuole vivere come un cittadino del XXI secolo in un paese con una democrazia liberale, con un stato di diritto, con i diritti umani rispettati senza eccezione, con una questa democrazia possa rispettare non solo l'ambiente, ma anche l'ecologia, e un federalismo decentrato come è quello che proponiamo. Tra l'altro, non è Juan Guaidó il primo che ha un plan país, è solo che noi non abbiamo avuto tempo di approfondire quel famoso progetto País Venezuela Reconstruida. Ne parleremo. Grazie. Allora, Esattamente. grazie a Blanca Briceño, dopo le sue benedizioni io mi permetterei un appello laico, visto che abbiamo parlato tramite la tua citazione di Laura Art di Radio Radicale, un appello alla salvezza di questa emittente, che in modo eufemistico chiamiamo emittente, ma in realtà è insomma un modello di informazione, di giornalismo, sia per me ovviamente come consumatore, come ascoltatore, ma indegnamente anche come appunto aspirante giornalista per quanto freelance, ma comunque sia un modello che deve continuare ad arrivare nelle case degli italiani. E quindi un appello alla salvezza di Radio Radicale che, come sappiamo, ha avuto una decurtazione, sostanzialmente hanno decretato la chiusura con la fine della convenzione.